tornare qui al campo dove mi sono allenato per 4 anni e ho vissuto momenti per me importanti è emozionante, è ovvio, è come se fosse sempre la prima volta. Il primo anno fu un campionato da parte nostra molto importante. Andammo a Piacenza a giocare una delle ultime giornate, che il Piacenza poi era in lotta con noi, insomma, per andare in Serie A. Poi dopo purtroppo non c'entrammo l'obiettivo, mentre l'anno dopo comunque fu l'anno credo più difficile, no? Dove lottavamo per non retrocedere, c'erano dei problemi societari. Col Messina fu una partita difficile perché è una partita che noi dovevamo vincere assolutissimamente, non si riusciva a sbloccare. Poi da un calcio d'angolo che lo batté Strada, se non sbaglio, e arrivai sul primo palo a 150 all'ora di testa la buttai a rete, però credo che poi al di là del gol, della dinamica, era proprio in sé per sé il fatto di vincere quella partita, che per noi era di fondamentale importanza, insomma. Si capiva che la società voleva fare cose molto molto importanti. Poi avevano preso un allenatore che era maestro Novellino, era maestro delle promozioni, grande esperienza, grande allenatore secondo me, io dico sempre che è stato uno dei migliori che abbia mai avuto. E quindi la società ha creato un gruppo di lavoro, di giocatori, di squadra, un gruppo societario veramente importante. Perché poi sai, puoi anche costruire una squadra importante con giocatori veramente di alto livello per la categoria, ma se non hai poi un'organizzazione alle spalle di un certo tipo, l'obiettivo diventa comunque sempre difficile raggiungerlo. Poi insomma fu un anno che vincemmo 3 derby nello stesso anno, di conseguenza tutte le cose andarono veramente bene, oltre ovviamente alle nostre capacità, che sono state veramente tante, quindi una serie di cose che in quell'anno coincisero e che poi ci hanno portato a vincere il campionato molto molto bene. Insomma. Di solito nelle partite, i derby o nelle partite veramente importanti, c'è sempre quel qualcuno che magari non è abituato a decidere la partita, che salta fuori, no? In quella partita fummo in due, perché io e Zirkovic segniamo, io lui il primo gol e io il secondo. Poi è ovvio che insomma la soddisfazione che è inspiegabile. Cioè stare a spiegare quello che un giocatore prova quando già uno prova emozione e giocare per questa squadra. Per lo stadio, per la gente, per di più poi ho avuto la fortuna di fare gol nel derby, quindi immagina che è una sensazione che un calciatore di un certo livello dovrebbe provare per capire insomma che cosa vuol dire. Io ho avuto questa fortuna, me la tengo stretta, ogni tanto mi rivado a vedere il video per capire, per riprendermi un po' quelle emozioni, insomma. La festa in piazza fu una cosa incredibile, ti ripeto, lì venne fuori proprio tutto quello che l'anno prima, la sofferenza insomma dell'anno prima, si era un po', l'entusiasmo si era un po' spento. Poi l'anno della promozione lì esplose veramente, la città era una roba incredibile. Adesso non so quanta gente c'era, però migliaia e migliaia di persone. Ma poi la festa durò non solo quella sera, ma per un'estate intera. Quindi è un ricordo ovviamente meraviglioso. L'anno dopo in Serie A noi rischiamo di andare in UEFA, se non sbaglio. Perdemmo in casa con l'Udinese, che era in lotta con noi per avere un posto insomma nelle prime per qualificarsi. Abbiamo fatto un anno importante. Quando comunque io dico che i 4 anni che ho passato qui secondo me sono i più importanti della mia carriera, già questo comunque sta a significare a quanto sono legato a questa squadra, insomma. Il percorso che ho fatto qui è stato sempre comunque un percorso dove il mio temperamento, la mia voglia, il senso di appartenenza,
anche perché poi io non avevo doti tecniche eccelse e di conseguenza sopperivo a queste mancanze, tra virgolette, con quella determinazione, la grinta, il carattere. E forse i tifosi della Sampdoria, anzi non è forse, ma sicuramente, questa cosa l'hanno percepita e quindi è per me un onore, insomma, essere ricordato in un certo modo. I tifosi della tua squadra in cui giochi ti dedichino un cuore già bello di per sé, è già da grande soddisfazione in più in una squadra così, dove il tifo difficilmente poi si espone così tanto per un giocatore. E quindi il fatto che io possa essere tra quei fortunati è ancora di più motivo di orgoglio, motivo di orgoglio per quello che ho fatto qua, per quello che ho trasmesso alla squadra in quegli anni, alla gente, allo stadio. Quindi per me è veramente un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Vuol dire che insomma tutto quello che ho fatto è frutto di grande lavoro, grande voglia e grande determinazione. Ho intrapreso insomma questa nuova carriera da allenatore, ho iniziato nel settore giovanile a Spezia, poi sono andato a Modena, ho fatto il secondo in una Lega Pro e da quest'anno sono vice allenatore a Lugano, Serie A Svizzera. L'esperienza per me è importantissima, che è un campionato valido, con squadre importanti, quindi per me iniziare questa nuova avventura in una categoria così importante è sicuramente un motivo di crescita per me veramente grande. Ecco. La Sampdoria per me è rimasta, è un po' la dico sempre, la mia seconda squadra, no? Perché io ho iniziato nel settore giovanile dell'Inter, sono cresciuto, andavo allo stadio, il mio babbo era interista, di conseguenza sono cresciuto essendo tifoso dell'Inter. Poi ovviamente quando cominci a girare nelle varie squadre un po' questa cosa la perdi. Te ne rendi conto, mi rendo conto quando ora vado allo stadio, vado a vedere l'Inter, allora lì esce ancora un po' il tifoso che è rimasto da ragazzino. Poi ti ripeto, cominci a girare e un po' questa cosa la perdi e nei 4 anni che ho vissuto qua mi sono molto legato a questa squadra, a questa società. E quando me lo chiedono io dico sempre che le metto alla stessa altezza, quindi se mi chiedono di che squadra sei io dico Inter e Sampdoria. E saluto ovviamente tutti con grande affetto, con grande amore per questa maglia, tutti i tifosi della Sampdoria, e spero di riuscire a ritornare a vedermi una bella partita in curva, magari un derby e vincendolo anche insomma. Red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red